Roma a ferro e fuoco e le immagini della nostra capitale e degli indignati italiani stanno facendo il giro del mondo. La guerriglia urbana, scontri con le forze dell'ordine, i feriti, le auto incendiate e gli arresti. È questo ciò che resta di una manifestazione pacifica? Ma cosa ne pensano i giovani ravennati? Diciamo che io ritengo che questi black blocs siano dei buffoni perché alla fine arriveremo che in Italia non ci sarà neanche più la libertà di manifestazione per colpa di questi pazzi che tolgono proprio il diritto agli italiani di manifestare pacificamente. Manifestazione a Roma, tu c'eri? Sì, c'ero. E cosa hai visto? Il momento in cui tu appunto hai partecipato alla manifestazione, come ti è sembrato? Tranquillo oppure già c'erano dei problemi? No, no, in quel momento era tranquillo, c'era la gente giusto che passava con le bandiere e basta, poi. Era una manifestazione pacifica. Sì, pacifica. Poi però da lontano ho visto il fumo, questo l'ho visto, cioè da lontano non ho visto quello che è successo, però al momento quando sono passati al Colosseo era tutto tranquillo. Nel resto d'Europa, nel resto del mondo dove si sono svolte le manifestazioni in contemporanea a quella di Roma, era tutto molto tranquillo, c'erano genitori con bambini, il clima era di festa. Tu cosa hai percepito invece a Roma? Hai percepito anche questo? Questo no, c'erano molti giovani, però tipo persone con i bambini, questi non ne ho visti per niente. C'erano più giovani, molti giovani. Si riusciva a mantenere una certa tranquillità. Io ho visto tranquillità, personalmente ho visto tranquillità. Una bella Sì, manifestazione. insomma, indubbiamente. Infatti sono rimasta un bel po', comunque non sono andata via subito. Solo a un certo punto, quando abbiamo visto un po' più le forze dell'ordine tipo avvicinarsi, quello. Sì, siamo andati un po' più via. Manifestazione a Roma doveva essere una manifestazione pacifica, invece è successo il finimondo. Tu cosa ne pensi? Beh, ci sono sempre i gruppetti che fanno del casino, però le manifestazioni pacifiche secondo me non contano più di tanto. Quindi in qualche modo approvo. Cioè, più di tanto, nel senso che se sono troppo pacifiche non hanno poi Non rilevanza sui hanno, sì, mezzi non di hanno comunicazione. riscontri, non hanno riscontri sull'opinione pubblica, anche se credo che non tutti quelli che hanno fatto del casino siano dei manifestanti, cioè. Credo che ci siano, Degli infiltrati. sì, delle cose sotto un po' marce, perché comunque i disordini così vengono strumentalizzati dal governo. Quindi non credo che tutti quelli che hanno fatto del casino siano manifestanti. Perché troppo organizzati? Sì, anche per quello, e comunque per chi ha il potere fa comodo poter dire. L'opposizione o comunque la gente che manifesta non è civile, quindi non credo che siano completamente pulite queste cose qui. Se tu fossi stato a Roma, ci saresti andato alla manifestazione? Sì, ci volevo andare, solo che ieri avevo un impegno. Sono molto dispiaciuto soprattutto per l'immagine che diamo ogni volta noi italiani nel mondo, perché ci sono state manifestazioni in tutte le città più importanti del mondo. E quello che è successo a Roma è stato unico, diciamo, è successo solo da noi praticamente, quindi questo dispiace perché la faccia gliela mettiamo noi italiani, che siamo stati gli unici che, tra virgolette, non abbiamo manifestato pacificamente. Tuttavia io credo che la maggior parte delle persone che fossero a Roma abbiano manifestato pacificamente e dispiace che poi per pochi manifestanti che abbiano fatto quello che abbiano fatto ci metta la faccia tutta la manifestazione e venga strumentalizzata tutta la situazione. Se tu fossi stato a Roma ci saresti andato? Ma probabilmente sì, perché comunque rispetto al nocciolo fondamentale verso cui hanno manifestato quelle persone, ovvero il sistema finanziario colluso, eccetera, eccetera, io sono contro questi mezzi, sono contro, diciamo, le banche che stanno prendendo sempre, diciamo, più importanza proprio a livello dei piccoli consumatori, capito? Sono quelli che secondo me poi fanno cadere i piccoli consumatori, il crollo delle borse, eccetera, eccetera. Quindi io son contrario al sistema che c'è adesso. Tuttavia, ripeto, è un peccato perché per pochi dopo la faccia ce la mettono tutti. Sì, ho seguito e penso che gli indignati non siano più quelli che ormai sono andati a manifestare, ma siamo noi a casa che ci rendiamo conto di quello che è successo, visto che comunque si va a manifestare in una città così e bella alla fine, che crei un mucchio di danni, perché ho sentito tipo che sono stati stimati, non so, 1 milione di euro di danni, una cosa simile. E se si vuole fare una manifestazione si può anche fare comunque.
però ci sono dei limiti e delle regole comunque da rispettare, per rispettare anche la popolazione in generale. E che negli altri paesi poi sia stata più pacifica probabilmente dipende dal fatto che non avevano i nostri problemi, diciamo, perché noi siamo abbastanza in crisi come nazione, però comunque questo non è il modo di manifestare da parte dei giovani, da parte di tutti. C'erano anche dei miei amici là che hanno manifestato, ma li abbiamo chiamati per sentire come stavano, ma stavano bene, loro se ne stavano andando, stavano scappando da tutto quello che stava succedendo, perché hanno detto che gli è esplosa una macchina di fianco e hanno telato e sono andati a casa, però secondo me non è assolutamente il modo per mettere a posto le cose, ecco. Però manifestare secondo te è giusto oppure non ha più senso neanche manifestare se poi questi sono i risultati? Se i risultati sono questi, tanto alla fine cosa hanno concluso? Secondo me non hanno concluso assolutamente niente, anzi hanno fatto solo dei danni in più. Manifestare si può fare, ma non in questo modo, sinceramente. Penso così almeno. Ma penso che comunque bisognerebbe focalizzarsi più su quella, sui milioni che hanno protestato giustamente e pacificamente, che sui 500 che hanno fatto casino, ecco. Penso che il miglior modo di far smettere queste cose sia non dare importanza ai pochi che manifestano in maniera violenta, invece concentrarsi su quelli che sono nati veramente lì per manifestare. Secondo te il rischio forse è proprio questo, cioè che in realtà quello che passa poi attraverso i media, attraverso i giornali, i telegiornali, sia più i danni che sono stati fatti piuttosto che le motivazioni della manifestazione? Temo proprio di sì, temo che sia quello poi alla fine che passa, mentre vanificando poi lo sforzo di tanti che sono andati a manifestare giustamente. Se tu fossi stato a Roma ci saresti andato? Sì, ma senza mazza. Per Ravenna Web TV, Sara Pietracci.